In collegamento telefonico abbiamo da Cetraro l'assessore Massimiliano Vaccaro. Buongiorno. Buongiorno a te Martina. Come sta passando questa quarantena? Beh, diciamo che questa tegola che ci è caduta in testa con questo Covid-19 è stata per tutta la nazione, è stata una cosa abbastanza forte. Noi diciamo che ce la stiamo cavando molto bene, anche perché a parte i primi contagi che abbiamo avuto, noi siamo stati il primo paese, Sì. la prima cittadina ad avere un contagiato di Covid-19 qua in Calabria, che purtroppo poi è venuto anche a mancare per quello che ci hanno detto, anche per altre patologie, non per il Covid. Sì. Però diciamo che siamo riusciti a contenere molto bene l'azione forte del sindaco con l'ordinanza, le varie ordinanze che ha fatto in questo periodo, che ha emesso in questo periodo, e anche la collaborazione da parte dei cittadini, l'impegno ai controlli delle nostre forze dell'ordine, tutti i carabinieri, la nostra polizia locale. Insomma, hanno fatto sì che questo fenomeno sia ancora ad oggi contenuto. E questo un mio ringraziamento, oltre alle forze dell'ordine, a tutte le istituzioni che si sono impegnate in questo, ma soprattutto ai cittadini che sono stati dei cittadini assennati, coscienziosi, e quindi non hanno permesso la diffusione del virus con i loro atteggiamenti corretti. La fase 2 tra poco inizierà e quindi anche Cetraro dovrà fare le proprie scelte, no? Sì, certo. Beh, io personalmente ritengo, sui social l'ho detto più volte, sono anche io per un'apertura graduale e in sicurezza, anche perché continuando a questo passo credo che la nazione possa avere una grave crisi dal punto di vista economico, perché le attività sono tutte chiuse, perché la gente comunque restando in casa anche a livello psicologico è molto provata, e credo che un popolo che sia sottoposto a questa pressione non possa resistere molto, per cui gradualmente bisogna aprire. C'è da dire che noi come comune, come istituzione, non ci siamo mai fermati, seppur con tutte le misure cautelative, con tutte le misure di sicurezza, la riduzione anche degli apparati dirigenziali in comune, che si sono messi a lavorare comunque con lo smart working, siamo andati sempre avanti come comune, non siamo mai mancati, abbiamo dato sempre la nostra presenza e i servizi ai cittadini. Per Ecco, cui, insomma, ecco, sì. sì, il coronavirus ha monopolizzato di sicuro sia le cronache, ma soprattutto anche i pensieri delle amministrazioni. Però si è fatta anche l'ordinaria amministrazione, la manutenzione del paese e Sì, quindi assolutamente sì, del decoro urbano. assolutamente sì. Prego. Noi non abbiamo mai abbandonato, anche se in una prima fase, come tu e anche i radioascoltatori sono ben edotti, non abbiamo avuto la possibilità di mandare operai in giro e quant'altro, perché c'era una restrizione abbastanza forte da parte dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per cui c'è stata una fase di blocco, che però noi poi abbiamo pian piano, con le dovute precauzioni, con i dispositivi individuali di protezione e quant'altro, abbiamo diciamo, un po' eliminato, e quindi la manutenzione, come dicevi tu, la manutenzione ordinaria è andata comunque avanti, per cui abbiamo lavorato con lo sfalcio dell'erba, con la cura del decoro urbano, quindi la Marina ha visto, ha
hanno visto i cittadini che si sta pulendo, si stanno mantenendo pulite le piazze, tutte le vie, eccetera. È chiaro che il lavoro va ancora terminato, perché gli operai che abbiamo a disposizione non sono molti, quelli che avevamo, certo, che avevamo prima, e quindi li stiamo gestendo al meglio, ma abbiamo fatto degli interventi importanti, come per esempio abbiamo approfittato di questo periodo per dare una pulizia completa al cimitero. Verrà terminato, credo, settimana prossima, il cimitero qua di Cetraro Capoluogo, e poi c'è anche il cimitero, noi abbiamo due cimiteri, uno è nell'abitato di Sant'Angelo, e anche quel cimitero avrà l'attenzione che merita, e quindi sarà dato un decoro a tutti e due i cimiteri. Ecco. Stiamo andando avanti con tante altre cose. Per esempio, una delle azioni volute fortemente dal sindaco è quello di aver preso un mezzo meccanico di spazzamento e che utilizziamo anche per la sanificazione, e quindi stiamo facendo una sanificazione continua su tutto il territorio. L'avevamo prevista per un mese e adesso abbiamo anche prolungato per un altro mese, quindi questa azione di sanificazione che sta avvenendo sia nei centri urbani ma anche nelle periferie ci garantisce anche, diciamo, dal punto di vista delle infezioni. Quindi ci stiamo applicando molto per cercare di fare un buon lavoro, di contenere tutta questa situazione un po' assurda, un po' surreale. Ecco, no, immagino anche che non è stato semplice per Cetraro subito fare i conti con il Covid-19, perché infatti il primo caso in Calabria è avvenuto proprio a Cetraro, si è registrato proprio a Cetraro. Sì, assolutamente sì, giusto come dici tu. Noi siamo stati presi anche un pochettino di sorpresa, perché all'inizio il fenomeno si conosceva poco, non sapevamo di questo soggetto, eccetera, e pian piano, insomma, è stata una brutta tegola che ci è caduta in testa, però diciamo che forse anche questo è stato da forte stimolo a prendere le precauzioni e le dovute misure in ogni ambito, affinché, insomma, non ci fosse poi la propagazione di questo virus. Agricoltura e pesca. Tutto sommato ce la stiamo cavando. Esatto. Sì, agricoltura e pesca sono dei comparti che purtroppo hanno, con questo, come tutti gli altri, d'altra parte, devo dire che questo coronavirus è stato micidiale per l'economia. Per il comparto agricolo adesso stiamo vedendo, con la fase 2, di riaprire moderatamente, quindi già il sindaco, come sempre, ha avuto delle ottime idee in merito, e praticamente per gli agricoltori che vendono i propri prodotti abbiamo pensato di posizionare delle casse in legno, in modo che ci sia anche una forma di stacco fisico tra l'uno e l'altro settore, e poi ovviamente moderazione, come si sta facendo già per gli alimentari, a turno i clienti potranno questi prodotti della nostra terra. Per quanto riguarda la pesca, abbiamo aperto la pescheria comunale in Cetraro Capoluogo e l'abbiamo data già ai pescatori, che a breve, insomma, incominceranno a vendere il loro pescato all'interno. Lo stesso dicasi per il banco del pesce che è presente alla Marina in via Armando Diaz. Lo stiamo attrezzando in modo tale da garantire la sicurezza, quindi con eventuali barriere in plexiglass o vetro, in modo da mantenere anche distanziati sia i clienti e sia i venditori, e quindi anche quello sarà un qualcosa che potrà dare un po' di respiro all'economia dei pescatori. Io pregherei tutti, questa è una fase
particolare, dove ci vuole l'unità, ci vuole il buonsenso e ci vuole molta calma in quello che si fa. In questi giorni ho visto alcune uscite poco felici sui social, e questo ci dispiace, perché in questo momento non è un momento di fare campagna elettorale e quant'altro. Questo è un momento serio dove bisogna lavorare forte affinché questo fenomeno venga debellato. Per cui alcune uscite, come ti dicevo, di gente che non vede i lavori di pulizia, che critica l'operato dell'amministrazione e del sindaco, sono veramente fuori luogo, in quanto si sa benissimo che c'è stato un periodo di blocco dove nessuno poteva uscire e quindi le attività anche del comune erano ferme, e invece in questo momento noi stiamo dando risposte a tutti i settori. Per cui mi augurerei che per il prosieguo ci sia un clima di tranquillità e di collaborazione.